con l'aiuto di tutti noi sicuramente riuscirete a dare il vostro contributo, a farlo diventare un frutto importante per noi e per la nostra comunità. Io vi ringrazio, quindi questa sera siamo chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e vice sindaco che chiaramente sarà la vostra guida. Io faccio gli auguri a ognuno di voi perché ognuno di voi sapete può essere candidato a sindaco e quindi spero che possa essere eletto chi può meglio rappresentarvi e che può essere meglio considerato da ognuno di voi come la guida per questo impegno così importante che per voi vi attende. Quindi, parole che insomma non merito. È bravissimo anche il sindaco a comunicare quelli che sono i messaggi veri che arrivano veramente al cuore di tutti. Io non posso che associarmi ai ringraziamenti che il nostro sindaco ha appena pronunciato verso i dirigenti, verso i professori, i maestri, insomma verso anche tutto lo staff dell'ufficio cultura guidato da Tommaso Figlieri, che si spende veramente tanto per fare da tramite, no? Tra la scuola e l'amministrazione, quindi grazie veramente caloroso a tutti e un grazie a voi che state dimostrando qui per la prima volta nella sala consiliare, state dimostrando proprio di essere la vostra consapevolezza verso un cammino, un impegno che è ai primi passi. Questa forse è la prima esperienza di un impegno civile per voi. Che vuol dire impegno civile? Un impegno ufficiale, un impegno al di fuori di quella che è la vita vostra scolastica, con gli amici, della famiglia. È un impegno che prendete con l'amministrazione. Quindi è questo è l'inizio di un lungo cammino che vi vedrà poi sempre più forti, più consapevoli, più cittadini attivi, no? A disposizione degli altri per la società e che è rappresentata dal nostro paese. State imparando, già lo avete fatto con l'aiuto dei vostri genitori e poi con i genitori, adesso ci siamo anche noi amministratori a dargli una mano. State imparando sempre di più quali sono le regole, no, del vivere civile, le regole della democrazia, quella democrazia che io ho ricordato in un messaggio favorevole che ho inviato a voi alcuni giorni fa, quella democrazia che nel lontano 1946 fu decisa da quel referendum, lo sapete già, lo hanno insegnato, che portò gli italiani a scegliere tra monarchia e repubblica. Fu scelta la Repubblica come forma di governo ed è a quella che noi ci affidiamo ancora oggi. Le regole della democrazia che voi state acquisendo sono quelle che dobbiamo tutti rinfrescare e ricordare costantemente. E non dimenticate che voi siete dei rappresentanti qui eletti, quasi tutti nuovi, no? Nessuno di voi era venuto qui nella sala consiliare, tranne il nostro sindaco e la nostra sala. Però tutti gli altri sono i neoeletti, i consiglieri neoeletti. Quindi, le regole allora che stiamo imparando sono molto importanti, li vedono qui, giusto, rappresentanti di una comunità di studenti, di giovani, no? Studenti che vi hanno eletti. Non dimenticate mai che voi dovete rappresentare quella base che vi ha eletti. Siete i rappresentanti, la voce di tanti, quindi dovete sempre poi, quando vi confrontate, quando vi riunite, quando dovete fare progetti, proporre iniziative, non dimenticate mai che voi rappresentate mai voi stessi, ma tutti i ragazzi che vi hanno voluti qui in questo momento. È un ruolo quello che avete e che hanno i rappresentanti pubblici di importante per la collettività, perché non si soddisfa mai il bene personale, ma quello di tutti. Se continuate su questa strada sarete veramente degli ottimi cittadini e potrete sicuramente insegnare tanto anche a noi adulti, perché l'educazione, non ci dimentichiamo, la formazione è sempre e costante. Anche noi adulti abbiamo ancora da imparare tante cose e molto spesso voi ci aiutate a ricordare cose che potremmo aver dimenticato. Grazie a tutti, buon lavoro e ci ritroveremo nelle prossime occasioni.
partecipazione attiva con cui si sono avvicinati a questa esperienza. È il terzo anno di questa bellissima esperienza di cittadinanza attiva che facciamo. All'inizio ci si accosta a queste attività non prettamente scolastiche con un attimo anche di titubanza, di incertezza, perché a volte si può pensare che possano togliere delle ore di studio, ma mai come oggi in cui si chiede a chiare lettere nella scuola di fare esperienze di democrazia diretta, questa esperienza ritengo che sia stata costruttiva e ringrazio ancora una volta i ragazzi perché nella loro campagna elettorale hanno dimostrato un entusiasmo davvero sorprendente. E nella lettera augurale per le prossime festività natalizie ai miei docenti e ai genitori e alle loro famiglie quest'anno ho voluto proprio parlare della speranza. Ogni ragazzo deve davvero rappresentare per tutti noi una speranza. Assieme ai ragazzi ringrazio anche le docenti Larini e Portalatini perché ovviamente in questa esperienza i ragazzi vanno guidati in maniera seria, razionale, perché l'entusiasmo così del voto, del chiedere il voto, della campagna elettorale va mediato e va, come diceva giustamente il nostro assessore, contemperato anche con l'esigenza di rappresentanza nei confronti dei propri compagni, cittadini appunto. Quindi io ringrazio tutti e vi auguro veramente che il vostro cammino sia come cittadini che come studenti sia sempre soddisfacente per voi ma anche per le vostre famiglie e indirettamente anche per la comunità a cui appartenete. Grazie ancora. Non è potuto essere con noi questa sera. Oggi inizia per voi un percorso importante. Sono sicuro che porterete avanti il programma e le idee che avete proposto in campagna elettorale rispondendo alle esigenze piccole e grandi dei vostri coetanei e dovete contribuire affinché questa società sia fondata sul rispetto di tutti. Inoltre vorrei salutare e ringraziare per l'ottimo lavoro svolto il sindaco uscente Annalisa Picone, una persona matura e responsabile che credo che abbia abbia svolto un ottimo lavoro come sindaco dei ragazzi. Buonasera a tutti. Questo è stato un anno molto impegnativo per me, ma anche molto importante. Come ha già detto il sindaco, sono cresciuta molto e sono riuscita ad acquisire molta più sicurezza in me stessa, cosa che io credevo fuori possibile. Ricordo infatti l'emozione che ha preceduto tutte le manifestazioni e quella del giorno in cui sono stata eletta. Così colgo l'occasione per pensare ai nuovi consiglieri e al nuovo sindaco che verrà eletto. Non preoccupatevi se inizialmente sarete un po' timorosi, avrete un po' paura magari di parlare in pubblico, è normale per tutti. Quindi veramente divertitevi, cogliete questa occasione per crescere e mi raccomando. Io partire dell'amministrazione di questa è la fascia. Ma lei è il basato. Dovrebbe fare il giuramento, no? Io, Sara Malerba, sindaco dei ragazzi e delle ragazze di Galatone, prometto davanti ai cittadini, ragazzi e adulti di svolgere con impegno, lealtà e sincerità il mio dovere. Lavorare,
l'appuntamento a Saremo cominciano gli impegni e quindi devi cominciare a fare il primo discorso ufficiale da sindaco, perché le responsabilità che ti assumono si devono fare. Quindi sappiamo che Sara insomma, è impegnata nel sociale in diverse circostanze, in diverse situazioni, quindi non dovrebbe essere difficile per te rappresentare degnamente ognuno di tutti voi e di tutti noi. Quindi io ti passo già la parola da subito, così sciogliamo subito le mani. Io sono contentissima di ricoprire questo incarico, perché per me dopo questi due anni da consigliera volevo fare davvero un passo avanti, diventare sindaco e rappresentare i ragazzi e le ragazze per me è davvero importante e niente, spero di ricoprirlo come ha detto il sindaco degnamente. E niente, grazie dei voti.